Allora Dani, oggi riparte il nostro viaggio, o almeno quello condiviso, nella scuola che cambia. Siamo a Firenze, siamo appena arrivati in questa scuola, com'è che si chiama? Città Scuola Pestalozzi. Che cos'è? Che cos'è? È un esperimento del dopoguerra incredibile, è una scuola, è una comunità, è una scuola pubblica, c'è un sistema di governance assurdo. Per me questa è una di quelle scuole dove in realtà il cambiamento è sperimentato, codificato nel tempo, hanno tutte quelle caratteristiche per poter essere replicati. Ma chi era Pestalozzi? Salozzi era un grande pedagogista che aveva veramente questa carica umana fortissima e lui ha messo al centro veramente il cuore, quindi proprio mettere al centro il tema dell'affettività. Questa è una foto della Corte d'Onore, che era come un tribunale proprio dei ragazzi, perché Scuola Città era organizzata veramente come una città, per cui c'era il sindaco, c'erano gli assessori, e c'erano anche i giudici, per cui quando capitava che si doveva sanzionare un ragazzo, non erano gli insegnanti a farlo, ma si metteva su un vero e proprio tribunale e il ragazzo che appunto diciamo si era reso colpevole di qualcosa, parlava, aveva il diritto di parlare, di dire perché l'aveva fatto, se l'aveva fatto, se non l'aveva fatto. Ancora oggi noi facciamo questa cosa, non si chiama più corte d'onore, si chiama io protesto, è un'attività all'interno dell'educazione affettiva e relazionale. Questa scuola quando è nata, dacci due parametri È nata storici. nel 1945 grazie a un'intuizione di un pedagogista, Ernesto Codignola, che vuole fare una scuola nel quartiere più disastrato, diciamo, dalla guerra, e la sua idea innovativa è quella di vedere la scuola come un luogo dove si può diventare dei cittadini. Scuola Città Pestalozzi è una scuola che ha un'unica sezione, dalla primaria alla secondaria, ed ha 8 classi che sono formate ciascuna di 20 alunni. È una scuola comunque particolare perché è comunque una scuola che aderisce ad una legge particolare che ci dà appunto la possibilità di fare sperimentazione. È una scuola statale, ma è anche una scuola sperimentale. Ernesto Codignola era un professore universitario, un pedagogista che ai tempi poi entrerà nell'Assemblea Costituente. Lui riesce a far sì che Scuola Città diventi una scuola statale. Con però tutte le caratteristiche di una scuola speciale che si poteva autogovernare. Sì, è una scuola extraordinamentale e lo è da 80 anni sostanzialmente. Che cosa ci dà questo decreto ministeriale? Ci dà la possibilità intanto fondamentale di sceglierci il personale docente. E quella è la differenza grossa. Lo fa attraverso un comitato di valutazione composto da 4 insegnanti scelti dal collegio, il dirigente scolastico che è un primus inter pares, per cui vale nello stesso modo, quindi il suo voto è uguale identico agli altri. Il bando è pubblico, possono accedervi anche insegnanti non di ruolo, quindi sia di ruolo che non di ruolo. Conta tantissimo il colloquio motivazionale. Abbiamo una scheda, abbiamo una rubrica di valutazione, ha le sue varie caratteristiche e quindi una è quella relazionale, quindi una persona deve essere disponibile a mettersi in discussione per stare qui, perché qui non ci sono gli imparati, ma si viene qui per imparare. Per noi fare didattica, è un po' l'unione di 3 aspetti che sono il pensiero, la conoscenza, la relazione e anche la manualità.
l'esperienza pratica che ci porta a elaborare le conoscenze, a farne, ad acquisirne di nuove, ma anche tutto questo si fa insieme agli altri. Io ho imparato tantissimo da quando sono qui e penso di essere cambiata moltissimo anche come persona soprattutto. Le attività che facciamo sono varie, dai cerchi in classe, quindi i momenti della parola, fin da quando sono molto piccoli, racconto di storie con elaborazione di pensieri, momenti in cui invece si lavora sul corpo, quindi si arriva a massaggi, momenti di respirazione e momenti fino all'abbraccio profondo l'uno con l'altro. Abbiamo sentito dire che in questa scuola vi piace lasciare segni anche quella cosa strana chiamata, che ne so, anima, relazioni, è vero? I bambini devono stare bene in una scuola, è proprio la finalità, devono diventare delle persone pensanti. Questo ci porta poi alla relazione, perché senza la relazione non c'è apprendimento. È importante che questa relazione tra chi insegna, chi apprende, il mondo sia sana, autentica e leale. E quindi curare la relazione che cosa significa? Significa poi in realtà riuscire a prendersi cura di se stessi attraverso gli altri, conoscere se stessi attraverso gli altri. L'idea forte e fondante è che ognuno qui dovrebbe uscire sentendo chi è e quindi essere se stessi, saper scegliere, saper essere responsabili di fronte, non tanto perché siamo addomesticati a questo, siamo addestrati a questo, ma perché ci si crede davvero. Prendiamo una situazione di vita anche forte, a volte succede che in questa scuola muoiano dei genitori, la scuola se ne prende carico e nel gruppo noi parliamo di questo, cioè i bambini, i ragazzi sono abituati a parlare anche di emozioni scomode, faticose. Ho paura di ferire. Ho paura della morte. Ho paura di avere paura. Ho paura di non farcela. Siamo una scuola laboratorio e quindi abbiamo tanti piccoli laboratori. Questo è il laboratorio di falegnameria, che però è diventato oramai il laboratorio di costruzioni. Abbiamo il laboratorio di teatro, abbiamo il laboratorio di arte, di musica. L'idea è anche questa, cioè quella che i ragazzi si sentano a casa qui a scuola e scoprono anche i loro talenti, ma dall'altra parte è importante anche che l'insegnante sia valorizzato e possa portare quelle che sono le sue passioni. I primi giorni si fanno sempre attività carine, di solito si creano delle cose con materiali di riciclo. Non sono mai stata in una classe di un'altra scuola media, per esempio loro stanno tutti in banchi, cioè hanno il compagno di banco e basta, invece noi siamo a tavoli in 5, 4, in un tavolo solo, interagiamo di più tra tutti. Diciamo che qui generalmente la cosiddetta lezione frontale non esiste. La scelta di usare questi tavoli a isole dipende anche da questo, perché non esiste un io sono qua, voi siete di là e quindi io adesso parlo e voi state zitti e mi ascoltate. È chiaro che c'è anche questo, ma c'è anche il coinvolgerli abbastanza continuamente. Stiamo facendo una lotta per cercare di trasformare la valutazione da numerica a incompetenze. E noi pensiamo che un ragazzo non possa essere espresso con un numero, assolutamente. Io credo che la scuola si può cambiare solo ed esclusivamente se si forzano un po' le note, d'accordo? Ci mettiamo in bocca i nomi La Montessori, Pestalozzi, abbiamo tanti pedagogisti, è tutta gente che ha preso e ha forzato le norme e si è preso delle responsabilità enormi.
scuola è come un po' un triangolo, ai cui vertici ci stanno tutto il personale docente, dalla dirigente al custode, i genitori, i ragazzi. Come hai mai scelto questa scuola? Perché era la più vicina? No, questa scuola è stata scelta dopo attenta ponderazione perché c'è questo aspetto dell'educazione affettiva che per me e la mia ex compagna è particolarmente importante. C'è una maggiore attenzione alla persona e non soltanto al processo di imparare, no? Per me la differenza sta tutta nella gestione proprio della competizione. Quello che noto è che un conto è dire io sono meglio di, e un conto è invece cercare di fare il proprio meglio senza che sia un dramma se per caso non vinco, no? E tu sei contenta che i tuoi genitori ti hanno proposto questa scuola o volevi andare in una scuola normale? No, sono molto contenta che mi hanno proposto qua. Che cosa ti dicono i grandi rispetto al lavoro che fai? Allora, a me non mi hanno mai detto che non so fare, anzi i miei genitori mi sostengono tantissimo perché io ho un po' poca autostima per me. E i maestri, le maestre? Pure molto. E voi invece alle scuole medie non avete mai tempo per giocare? No, anche noi abbiamo molto più tempo di quanto ce ne sia in altre scuole. Cioè, per esempio, abbiamo mezz'ora la mattina e circa un'ora il pomeriggio. Come sono i rapporti con i tuoi compagni di classe? Avete modo di fare dei lavori insieme? Ognuno sta per conto suo? No, stiamo tutti quanti insieme e questo secondo me è proprio quello che la scuola prova a trasmetterci, di stare tutti insieme, non uno per uno. Questa scuola è stata scelta da Ashoka come una delle scuole changemaker. Secondo te perché? Negli anni questa educazione affettiva, diciamo, si è sviluppata in vari modi, ma penso sia una parte centrale, cioè alla fine dietro ogni tipo di conoscenza c'è una relazione. L'idea del Everyone is a Changemaker per noi è quella che ognuno può essere un portatore di cambiamento se in qualche modo riesce a coltivare quello che è il suo essere. L'idea è che la diversità sia una ricchezza e non sia una sorta di tabù. Qui preveniamo il bullismo, davvero lo preveniamo, perché mi piace pensare che non arriviamo tardi. Lavoriamo attraverso l'idea che nessuno deve avere paura di nessuno. Veramente una grande sorpresa per me, una scuola pubblica che in qualche modo sovverte almeno quelle che io pensavo fossero delle cose, diciamo, intoccabili, come la possibilità di scegliere gli insegnanti e poi insomma questo misto, questa libertà, i banchi rotondi. Insomma, per te che sei già molto addentro a questi temi, cosa ti ha colpito di più? Mi ha colpito come le persone qui in realtà hanno la consapevolezza che stanno facendo qualcosa di grande. Qui c'è qualcosa di profondamente giusto, perché qui stanno facendo scuola per davvero. È profondamente ingiusto che sia per un numero così piccolo di persone e è profondamente ingiusto che non si conosca all'interno del sistema statale pubblico italiano che questa cosa qui ha tutto il diritto di replicarsi e ingrandirsi. Una scuola così fa tanta invidia. E quindi l'idea di dire o a tutti o a nessuno, visto che questa scuola non si può dare a tutti, allora diamola a o nessuno. E no, dobbiamo avere il coraggio di ripartire come questa scuola è nata. Oggi questa scuola non è più la scuola degli ultimi, ma è stata la scuola degli ultimi. Ripartiamo dagli ultimi.